Dall'altro lato? Vuoi sapere cosa faccio io? Esatto. Ma no, come Crash? Come la gatta paurosa? What? Non abbiamo perso neanche un fotogramma, Ha avuto ragazzi. però un colpo di lag, è vero, l'ho visto Ma anche noi non adesso. abbiamo perso neanche un fotogramma. Boh, Ah, boh. è stato un momento. Va bene. Sì, cosa mi Comunque, fai, Bacio? io ovviamente dopo questo casino ho continuato a prendere, cioè mi sono caricato comunque Black Ah, Mamba. intanto delle persone nude, sporche di sangue, chissà cos'altro, ti superano, tentando di scappare il più velocemente possibile. Ok, io ad alcuni probabilmente faccio anche lo sgambetto mentre andiamo Ok. avanti, cioè proprio porto con me Black Mamba e ovviamente io mi fingo come tutti gli altri terrorizzato da quello che sta succedendo. Ok, tu ti fingi terrorizzato da quello che sta succedendo. Dovrebbe essere un'azione di influenzare, di sway, in teoria. Perché stai bluffando. Su chi, scusa? Nel mezzo del casino c'è qualcuno che sta cagando me? In generale, perché per tentare di confonderti con la folla. Ti spiego, è un po' come ciò che ha fatto il tuo compagno, come ha fatto Alfa. Era palese che la sua reazione fosse fuori luogo. Anche perché Alfa non è bravo a replicare le emozioni umane, per niente. Riesci tu a trasmettere ciò che trasmetterebbe un uomo preso dal panico? Beh, porca Questo. puttana, sono in pieno panico. C'è uno spettro che mi sta inseguendo. Per questo ti Minchia. direi un tiro di sway. Altrimenti dimmi tu come vorresti approcciarti alla cosa. Prowl, se mi ricordo, mi ricordate un attimo alla fine in cosa consiste, Prowl? In sì, intrufolarsi in un visto, passare senza farsi notare, Ok, acrobazia, allora saltare. perfetto. Allora uso andò di Prowl e quello che cambia il mio approccio, praticamente quello che sto facendo in realtà è sempre portare Black Mamba. Se qualcuno mi guarderà, sì, proverò a fingere, ma in realtà cercare di stare il più laterale possibile in modo da muoversi il più anonimamente possibile. Ok, c'è il caos, l'attenzione non è su di te, direi posizione controllata, effetto Ok. standard. Va bene. Ok, tiro due dadi. Mi Sei. tiri due dadi, sei. Tobet B, bro, Tobet B. Riesci nel tuo intento. Ti fai scudo col mare di persone che tenta di scappare, ti nascondi fra di loro e inizi a incamminarti portando sotto braccio il tuo compagno. La mia domanda è, raggiungo il punto dove avevo lasciato i carrelli prima? Perfetto, Lo raggiungi, sì. lì ci sono Enzo, che ti avevo già detto prima, e il mio Sì. garzone ad aspettare. Ci sono lì. Do Black Mamba a Enzo e Ok. dico a entrambi di togliersi i costumi da garzone in modo da diventare uno rasoio, l'altro Butcher. Dopodiché io indosso invece il costume da garzone e rientrerò dentro. Ok, torniamo un attimo al duo d'azione. E l'importante è che ho salvato Black Mamba, almeno me la sono sal l'ho salvata ed è siamo a posto. Ah, ovviamente prendo da lei la mappa, non la vedo, non la guardo per il momento. O Sì, posso io ancora stesso. guardarla? Cosa? Posso ancora guardarla senza beccare stress? No, quando hai tentato di portare via la tua compagna, l'hai arrotolata, l'hai chiusa. Perfetto, ok, ce l'ho con me e basta. Ok, rasoio, Alfa. Davanti Ray. a voi vi stanno parando due guardie, palesemente con pessime intenzioni. Impugnano entrambe il loro pugnale rituale. E notate chiaramente che il loro intento è quello di attaccarvi. Notate che buttano un occhio verso il corridoio che dovrebbero proteggere.
in attesa forse di rinforzi. Chi lo sa? Allora, Dice, quando loro tiro fuori il pugnale rituale, io tiro fuori il mio pugnale fatto di denti. Sì. Faccio belli, io però ho questo. Lo sapete usare bene quanto me? E inizio a girarmelo tra le dita. Ok. Loro vedi che sono in una posizione un po' di stallo. Non avanzano verso di te, né indietreggiano. Noti che continuano a buttare un occhio verso dietro. Un occhio verso dietro? Sì, sì. Probabilmente, ripeto, stanno aspettando rinforzi. Oppure il loro compito è far uscire l'Apex, proteggerlo e permettere una sua fuga, chi lo sa. D'altronde, il vostro bersaglio si trova da quelle parti, si dovrebbe trovare. Non lo so, perché allora c'è la Meta che sta cercando di farli, di paurirli probabilmente, per farli scappare. È un tiro di commento. Ma Alpha non, cioè Alpha semplicemente, cioè, gli correrebbe comunque addosso e li seccherebbe probabilmente. Ok. Però se la Meta fa quello, Alpha si ferma un po' sulle sue tracce, sui suoi passi. Ok. Se la tua intenzione è quella di intimidirli, Leo, sì, mi dovresti fare un tiro di command. Ok, io ho sempre Savage come abilità, eh? Sì. Però rinfrescami un attimo la memoria. When you unleash physical violence, it's especially frightening. When you command a frightened target, take +1 dice. Ok, tiri un dado in più quando tenti di intimidire qualcuno con la violenza. Ho 3 dati. Ti dico posizione rischiosa, effetto limitato. Ok. 6. Quanto hai fatto? Hai fatto 6. Ok. Ha tirato 2 dadi adesso? Sì, io potrei tirarne 3 o tra i 2 perché ho la mano. Allora, tira 1. Vai, che se fai un altro 6 è critico. Ha giusta ragione, me lo scordavo. 6. Critico. Ok. Che culo. Noti che una delle due guardie si guarda intorno impaurita, butta il coltello e inizia anche lì a correre. L'altra si volta verso dietro, dandoti l'occasione per colpirla. Tu affondi il tuo pugnale, lo affondi nella sua giugulare e lei cade per terra, la batti. Ok, mentre in terra io continuo a pugnalarla a merda, così quando sono completamente un lago di sangue faccio Alpha. Alpha è già avanti. Dare. Anzi no, Alpha è lì che ti porge tipo una salviettina per ripulirti il sangue dalla faccia. Ah, grazie Alpha, sei un tesoro. Possiamo, ma prego, ma date missione. Anche lì, ma date anche il vostro IBAN già che ci siete. Porca puttana. Fate bene il favore di ammazzare tutti a sto punto. Voi continuate ad avanzare finché davanti a voi non si palesa un gruppetto di persone. Notate chiaramente un uomo che indossa un abito talare, un abito molto ricco, ricamato. Vi sono delle fini intarsi in oro. Notate che insieme a lui un giovane ragazzo avrà poco più di 20 anni. Rispecchia la descrizione del futuro Apex. Con loro vi sono anche 2 guardie, anche queste armate. Notate l'uomo che appena vi vede fa: voi, come avete osato dissacrare questo posto? Impedire l'ascensione di questa povera anima. Master. Sì. Quanti sono esattamente? Sono 2 guardie più questo prete, presumete voi, più l'Apex. Mi questo prete, più il ragazzino, più l'Apex che è il ragazzino, giusto? Sì. Mi concederesti, mentre lui parla, sì, di attraversare le guardie,
diventando etereo e semplicemente sì. Tagliare la gola all'Apex. Ok, come vuoi essere pulito, ma tanto bisogna massacrare anche certo, assolutamente sì. Cioè, assolutamente sì. Pulizia, bla bla bla. Ti concederei un tiro di Prowl. Prowl, io non voglio. Beh, oddio. Perché non voglio passare inosservato. Tu scompari dalla loro vista. No, sono visibile ancora. Sei ancora sono visibile. Solo immateriale. Sei solo immateriale. Cioè, i due stress mi porterebbero al ragazzo e poi tirerei skirmish per tagliargli la gola. Ok. Va bene. Ci sta. Posizione controllata per sei stronzo, sei stronzissimo. No, no, controllata, non se l'aspetta. Effetto standard. Mi prenderei comunque la rischiosa per un effetto grande. Ok. Perché standard, cioè standard sarebbe gli tagli la gola muore, oppure standard sarebbe gli tagli la gola non muore sul colpo. Rischio non rischio. Quanto hai skirmish? 3 dadi. Rischia! Potresti sempre pusharti, ricordo. No. Potresti accettare un patto del diavolo. No, non mi interessa in questo caso. Ho trovato il mio modo per darmi non preoccuparti, ci sono sempre io, Alec, che do soddisfazione per i patti del diavolo. Rischiamo, dai, effetto grande. Defensimi. Ok, posizione rischiosa, effetto grande, tiro di skirmish. Tesoro mio. Let's do this. 4. Effetto grande con un 4, vediamo un attimo. Un effetto rischioso. Però l'effetto è grande, però la posizione è rischiosa. Ok. Per fare tutto ciò ti segni il doppio dello stress. Qualcosa nell'aria ha influenzato queste tue capacità. Ti sei dovuto sforzare più del previsto per riuscire a diventare immateriale, a superare le guardie. Ok. Però sei quindi riuscito nel tuo... Quindi quanto stress? 4. Il doppio. Sì, se tu ti beccavi 2, te ne becchi 4. Dovrei tirare un 4 più per beccare lo stesso tipo di stress. Perché sarebbe un tiro su resolve, suppongo io. Sì. Per resistere alla conseguenza. Quindi dovrei tirare un 4 più per avere comunque lo stesso effetto. In generale. Se tiro 5 o 6... prendo meno stress. Yes. È un 50 e 50. Però se tiro 1 sono fottuto, quindi mi prendo 2 stress. Ok. Rasoio, tu vedi il tuo compagno diventare immateriale di fronte ai tuoi occhi, superare le guardie e sgozzare con un gesto rapido il giovane e innocente ormai non più futuro Apex. Io mi pulisco la lama dal sangue col fazzoletto. Ok. In tutto ciò sempre pulito, sempre così perfetto, Alfa. Dall'alto le io guardie. Porca di esplosione. Vabbè, io che do testata a gente. In tutto ciò le guardie si distraggono per un attimo da te. Si voltano a guardare il tuo compagno che li ha appena superati. Sì, io sono anche girato di spalle, cioè proprio come se non sì. Li stessi cagando minimamente. Per me il lavoro è fatto. Qualora tu voglia fare qualcosa, la posizione è controllata. Ok. Allora, mentre loro sono distratte, io tranquillamente alzo il coltello.
lancio un urlo di guerra completamente impazzito e attacco alle spalle questi per ucciderli tutti. Ok, tu li vuoi uccidere tutti, tutti e tre? Sì, sì, voglio tentare di fare il maggior macello possibile e immaginabile. Ok, ti dico che ce la potresti fare, la posizione ti passa rischiosa però. Ok. E in più ti concedo che se mi vuoi ammazzare sul colpo tutti e tre, quindi le due guardie più l'uomo, aspetta, scusami, è Dice, una cosa, sì. Voglio ucciderli solo due e uno lo voglio terrorizzare e gli voglio dire: ricordati, è stato la Metta e il suo gruppo. Madonna santa, lo devo intercettare. Tanto poi lo intercetta e lo uccido. Ok, allora se vuoi uccidere solo le due guardie, l'azione rimane controllata. Porca puttana. Comunque mi piace che Leo comunque deve far uscire sempre il problema alla Metta. Certo, per forza. Deve fare. Ragazzi, se la Metta non esce, non è divertente sta cosa. Allora, skirmish 3. Standard, sì. Tireresti tre dadi. Okay. Comunque Valar sti cazzi, Leo, Valar sti cazzi. 5 e 5. 4. 5 5 ha fatto. Sì, 5 4 in differenza. Riesci a colpire uno delle due, lo riesci a seccare sul colpo, lo trapassi praticamente quasi da parte a parte con la tua lama, lo colpisci all'altezza del petto. L'altro però ti evita e tenta di colpirti, ti farebbe una ferita di livello 1. Ok. Puoi tentare di ridurla beccandoti dello stress eventualmente. Ok. Guarda, me la becco. Faccio. Vieni. Ok. Un taglio sotto lo zigomo. Sì, sì, ma proprio ci sto. Cioè, quando me lo fa, io sto fermo così. Tu è vigoroso. Vigoroso sì. Quando c'ho più un dado e ho tre clock di per riprendere le ferite. Ok. Cioè, qua quindi passiamo. Sei più un dado a resistere alle conseguenze. E non vuoi resistere alle conseguenze. Cioè, posso resistere alle conseguenze gratuitamente? No, non gratuitamente. No, il problema è sempre che ovviamente puoi rischiare di prenderti dallo stress, chiaramente. Okay. Quanto stress hai? No, c'ho 4 di stress. Forse no. Sai che è meglio allora. Ma vigoroso. Però vigoroso... Da solo il dado in più. No, ha più 1 a recuperare le ferite. A recuperare, non a... Ok. Mentre. Quindi io lo prendo proprio con un sguardo completamente allucinato, guardo questo tizio mentre fa questa cosa e gli dico: ora sei morto, amico. Ok. In tutto ciò Butcher cosa fa? Ok, io sto riattraversando la sala, raccolgo al volo uno dei pugnali abbandonati dai tizi ammazzati da Alpha e dalla Metta, e dopodiché discendo le scale. Se becco qualcuno sul percorso, ovviamente lo sgozzo. Ok. Sì, ti si para davanti un uomo. Anche questo con una tunica. Non impugna però il suo pugnale ancora. Cosa fai? Lo sgozzi per davvero? Non impugna il pugnale? No. Vabbè, è un errore suo, lo sgozzo. Ok, posizione rischiosa, effetto standard. Posizione rischiosa, effetto standard. Va bene. Sto combattendo per delle scale. C'è poco bene, spazio. Lo tengo così. Ok. 5. 5. Ok. Sì, raga, lo so che sto tenendo gli occhi chiusi, ma sto ascoltando. Successo, ma... Ok. Cazzo, ce la fai. Riesci a sgozzarlo. Soltanto che un istante prima che tu lo sgozzi, sì? Lui riesce a colpirti all'altezza dell'addome. Ti colpisce
farebbe una ferita di livello 1. Solo che non la posso subire perché sono già con due ferite di livello 1. Cresco... Tu puoi ridurre, tu puoi sì, resistere, esatto, alla conseguenza e riduci, esatto, la ferita a livello 0. Quindi... Preferisco rischiare di prendermi qualcosa di stress. Devo tirare quanti dadi? Mi fai una prova su prowess. Ok, due dadi. 5. Sarebbe una ferita di striscio. Vabbè, ti becchi un solo stress. Va bene, lo prendo. L'uomo si accascia fra le tue braccia, praticamente, ti cade addosso. Mi si accascia tra le braccia e faccio: ma va, fanculo. Lo lascio cadere giù lungo le scale e lo inseguo tirandogli dei calci quando lo supero. Proprio. Ok. No, io mi immagino Butcher che inizia a scendere le scale, poi torna indietro, cioè gli dà un calcio mentre passa, poi torna indietro e gli dà un altro calcio. Esatto, ma vaffanculo, e continua a correre. Ok. Torniamo un attimo ai due. Tu, mentre Alpha sgozzava il giovane Apex, la mossa, cercava le guardie. Ok. Rimane in piedi una guardia, più il prete. Notate che il prete si fionda sul giovane ragazzo. Tenta in ogni modo di camponare la ferita. Beh, e mentre fa ciò continua a ricoprirvi di insulti, a darvi degli infedeli, a darvi del sprechi d'ossigeno, luride creature immonde. Potrebbe offenderci se non lo fossimo veramente. Ti occupi tu della guardia e lasciami il prete. Io proprio te lo dico. Mm-hmm. Cioè, Alpha è totalmente nonplussed dalla cosa. Ehi, secondo te hanno capito bene che siamo stati noi a fare questo colpo? Perché forse non hanno capito bene. Sì, signore, credo che abbiano capito. Ma uccidi la cazzo di guardia. Prete, hai capito bene chi è stato a sbruzzare il tizio, il tuo ragazzetto? Il prete non vi degna di uno sguardo, tenta invano di tamponare le ferite. Secondo me, Alpha non ha capito bene. Mi occupo io del prete, signore. Lei si occupi della guardia. Ah, va bene. Con la guardia davanti tutto questo. Io faccio la guardia vi sta puntando entrambi. Voi siete due contro uno, non sa bene cosa fare. Il suo compito sarebbe proteggere il prete e l'Apex, ma l'Apex è morto. Voi siete in due. Vuoi andare in giro e raccontare le grandi gesta di Lametta e della sua banda, oppure vuoi morire ora? Signore, uccida la guardia. Alpha, è proprio necessaria questa cosa? Sì, sì. Mentre voi parlottate, l'uomo si fionda verso di te al grido per la chiesa. Vede? È proprio Alpha fa. Mentre lui si fionda fa. L'Alpha fa. Vede? Ah, dannazione. Mi tocca ucciderlo. Vabbè, mentre viene avanti, mentre noi stiamo parlando, rasoio proprio, cioè, ha questo coltello in mano, da sotto tira fuori il rasoio e gli taglia la faccia così. Fuck. Ok. Posizione rischiosa, effetto standard. Dormi, dormi, fiorellino, dormi. Hey. Now, bel bambino. Quanto hai fatto? 6. 6, ok. Descrivimi. Così, quel tizio si avvicina proprio urlando sì, per sì, la chiesa col coltello, e proprio mentre noi parliamo tiro fuori questo rasoio, così poi stacco proprio la testa sia a metà. Pap. Anche stavolta niente fama. Davanti a voi è rimasto solo il prete, che abbraccia quasi piangendo il corpo del ragazzo. Alpha, c'è bisogno di spargere più terrore in questa città, la gente deve tremare al minimo. Alpha semplicemente si gira verso il prete mentre tu gli parli, la mezza. Sì, sì, sì. Estrae la spada che ha nel bastone e la conficca qua dove c'è la nuca.
al prete. Dopodiché, Butcher, tu arrivi proprio in questo istante. Dopodiché, mentre Butcher arriva, abbassa i pantaloni al ragazzo. Il ragazzo era sì, praticamente... sì, abbassa i pantaloni al ragazzo e prende la testa del prete e la mette sui genitali del ragazzo. Non è abbastanza weird per tipo, questo posto, vero? Mi piace, ma possiamo fare di meglio. È poco in realtà, se ci pensi, c'erano le orzone sopra. Oh, Butcher! Arrivo giù, faccio... Allora, sono... Mi riassetto un attimo. Mi fate un tiro di fortuna? Infatti sto per dire, sbrighiamoci, ci sono degli spettri. Cioè, proprio la cosa è... Di quello faccio... Ci sono spettri, sbrighiamo! Fai il tiro di fortuna. Il mio, del tiro di fortuna. Lo direi. Sì, okay. Chi è che lo fa? Edo. Chi? Edo. Devo tirare io? Sì. Un di 6. No, riga, non me la sento. Va bene. E io? Io. Vai, 3. Vedi. Io devo sentirvela. 3. 33 trentini entrano al trento, tutti e 33 trombandoci. Allora avrete fatto un 3. Figo, che idea della Madonna, Jorix. Metto anche i genitali del prete in bocca al ragazzo, però senza cambiare la posizione. Perché? Ma non è abbastanza. Sì, sono è weird. È sempre non ragiona. I coglioni del prete sono staccati. Capito, ma non è abbastanza. Per vostra fortuna. Non ci dobbiamo preoccupare di ciò. Sì, non vi dovete preoccupare degli spettri. Stranamente. Ma non sono vicino a voi. Cambio trauma, prendo assonnato. Tu controlli per un istante la mappa. Sì. E li noti molto distanti. E la cosa, non so se mi faccia piacere o in realtà mi spaventa. Beccandoti solo due stress. No, fermo, aspetta, mi stai costringendo a beccarmi due stress? No. Beccandoti due stress, potresti tenere la mappa aperta. E camminare attraverso la cripta e continuare a seguire istantaneamente il movimento degli spettri in modo tale da evitarli. Visto che non abbiamo nient'altri casini, se non grossi, l'uscita veloce, lo faccio, prendo due stress. Ok. Riuscite a uscire. Vi confondete fra la folla. No, momento. Noi non usciamo da lì. Abbiamo l'uscita del tunnel. E quello che ti faccio è, visto che è un... non dovrebbe considerare niente di che... uso il mio ultimo punto di equipaggiamento che non ho usato ancora e ho un blueprint, quindi ho una planimetria della zona. Noi sappiamo dove era un tunnel, perfetto. Con la planimetria quello che voglio è trovare una, nel senso arrivare lì velocemente, il più velocemente possibile, perché abbiamo la planimetria per arrivarci subito. Ok, ci arrivi subito. Aspetta però, mi sa che prima Edo voleva finire la parte weird. Però aspetta una cosa, scusate, l'Apocos, l'Atos, non mi viene in termine. L'Apex. La sua ritualità quale doveva essere? Doveva, per quel che ne sapete, essere svuotato del suo spirito attraverso un artefatto. Mi era stato riferito. E tutto ciò sarebbe stato l'evento clou di questi baccanali. Edo, ma se tracciassimo un simbolo demoniaco per dare la colpa per assurdo ai nostri datori di lavoro, per farli divertire? Ti sembro uno che conosce i simboli demoniaci? Non ne sappiamo neanche uno noi, di fatti nostri. No, col cazzo, siamo stati nella residenza del cazzo bubbolo, li ho visti brutti anche. Ok, ci sta. Riusciresti facilmente ad emulare qualche segno, qualche simbolo, qualche marchio?
Perfetto, lo faccio, li voglio proprio prendere in giro, ma in realtà credo che la cosa li faccia divertire, in realtà. Ok. Quindi arrivate, vi dirigete verso il vostro tunnel. Dovete ancora farlo saltare in aria. Ecco, lì c'è un problema. Io ho già usato i miei punti di equipaggiamento. Voi ne avete disponibili? Io disponibili ce li ho. Però possiamo usare un flashback per aver già fatto... Vero, se vuoi usare dello stress. Io no, io non voglio usare dello stress. Qualcuno che ha dello stress lo può usare. Ce l'ho io, dai. Ma sei, le porto due per flashback. Per fare cosa? Di preciso. Che in realtà abbiamo liberato il tunnel. Ok, che avete già liberato il tunnel, quindi. Sì. Che avete già... vi siete già procurati la via di fuga. Ok. Ma te ne segni due? Sì. Se ti segni due di stress, ti concedo che avevate già iniziato i vostri lavori per crearvi una via di fuga. Ma più che altro, qui... il fattore è per farlo più in fretta, perché comunque richiede del tempo, anche se... Sì, 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 sì. No, perché come ho detto, non usate stress e potete spendere equip. Sì, ma è pieno di fantasmi qua in giro. Ne passi dal cazzo. Oh, ok. Meglio sbrigarsi. Sperando che sia usato due stress apposta per vedere la mappa e impedire di crociare i fantasmi. Okay. Ti dico, posizione per il momento controllata. Luca, effetto standard. Ti dico che un orologio... riempito per due quarti. Ok. Ma siamo davanti all'ingresso del tunnel, è tecnicamente aperto? No, avete iniziato a lavorare dall'altra parte del muro. Ti servirà meno tempo a te da questa parte per farlo saltare in aria del tutto. Ragazzi, qualcuno ha punti equipaggiamento da usare? Perfetto. Demolition tools. Ok. Cioè, io ti direi di usare per i Demolition Tools, Edo. Bene. Cioè, ti avevo fornito altre mie cariche che recupero di solito per la mia macelleria. È più facile, Luca. Avevamo neanche le cariche. Perché le cariche esplodono? Dobbiamo proprio farle esplodere. Io non farei esplodere, fa troppo rumore. Se no come lo facciamo a saltare? No, cioè, bisogna usare il rack per farlo. Siamo due maiali gonfi di... di cosa? Li abbiamo portati dietro con noi. Bisogna usare il rack per buttare giù il muro, ragazzi. Esatto. Io non ce l'ho. Ce l'ha la metta, forse. Io il rack, ho un dado. Ah, ma allora, aspetta. Per questo i tools di equipaggiamento esplosivo, in modo da risolversi il problema velocemente. Altrimenti, per aprirci la strada... non lo so, ditemi voi. Io userei un Demolition Tools, boom, si fa saltare e usciamo. E va bene. Tanto il bordello l'abbiamo già fatto. E minchia, Edo, abbiamo fatto rumore ovunque. Sì, ma abbiamo ucciso tutti quelli che ci hanno visto farlo. Allora, ti ricordo una cosa. Di base, i Demolition Tools è lo Sledgehammer, il martello pesante. O una... o magari una trivella di quelle... Sì, o una trivella. Vabbè, se abbiamo già curato dall'altra parte, cioè se dall'altra il parte tiro ci, parte... tiro ci deve essere a prescindere in questo caso. E facciamo fare alla meta sì. Il break con quello che è successo nel flashback è che noi abbiamo lavorato sul buco sì. Addirittura abbiamo fatto un buco da cui passa per l'appunto abbiamo fatto passare i materiali, cioè i tools che ci sarebbero serviti dall'altra parte. Qui li abbiamo lasciati lì. Yeah. Ci sei? Ti ok, seguito? Sì. Okay. Comunque, ci stavano... mi hanno anche detto dal prima un bel test di finesse per vedere quanto è autentica la falsificazione. Però io non lo so, neanche se lo farei. Nel senso, io lo farei anche proprio grezzi. Cioè, che non vuole essere un effettivamente passo per demoni. Ma proprio un per i demoni, un... ecco, abbiamo fatto il lavoro per voi, cacacazzo. È proprio un messaggio sì. Per loro. Se vuoi
metterla sotto questo punto di vista, sì, nessun tiro. Cioè, non, anche perché non c'è il tempo per farli effettivamente bene. Cioè, dobbiamo correre alla fine noi. Ok, quindi veniamo al solo. Chi farà l'azione di break con i demolition tools? Immagino l'unico che abbia qualcosa di break. Cioè... di break. La metta. La metta. Lo possiamo aiutare? Aiutare, sì. Potreste fare un'azione di assist. Perfetto. Ci fa spendere stress o cacate aria? L'assist, sì. Vi fa... no, allora mettete uno stress, ma gli date un dado. Non posso preparare la sua azione e gli dareste un effetto o una posizione migliorata. Questo lo faccio, gli indico i punti dove colpire, dico guarda qui, qui, qui la metto, va bene? Colpisci qua. Okay. Quindi tolgo, io gli abbasso la posizione. Ok, la posizione va controllata. Ok, quindi un dado solo, giusto? Sì, ma almeno se ci sono casini non se vuoi succedere. Potresti sempre accettare un patto del diavolo. No, vado, rimango così e tiro sto dado. Pronti? Vai. 5. Tu riesci a far pian piano, colpendo dove ti ha indicato Butcher, riesci a far saltare il muro. Tutto ciò mentre il tuo compagno continua osservando la mappa a vedere gli spettri che si avvicinano sempre di più a voi. Voi vi gettate nel tunnel portando sotto braccio... No, aspetta, sì, Mamba? Mamba l'ho fatto uscire prima. L'hai fatto uscire prima. Con okay. Il fake Butcher e il fake Lametta Rasoio, in modo che per loro noi siamo usciti di lì. Ovviamente c'è un maggiordomo che non risulta nei conti, ma oggettivamente il maggiordomo ce ne sono tanti in giro, quindi non mi si deve fare coglioni. Sfruttando i canali e sfruttando la vostra conoscenza della zona, riuscite a uscire, a tornare all'aria aperta. Riuscite anche a rincontrarvi con il tuo garzone e con... Enzo Vito Colombo, nel luogo in cui vi eravate dati appuntamento. Siete riusciti ancora una volta a portare a termine, stranamente, in modo abbastanza fortuito, una missione, un incarico. Io controllo come sta Black Mamba, che era rimasta scossa dalla situazione. Black Mamba, la trovi svenuta. A quanto pare sì, la trovo svenuta, ma svenutissima proprio. Sì, proprio svenuta. Sembra quasi morta. Sì, sembra quasi come se si fosse addormentata. Esatto. Forse il bacio di un principe. Le do uno schiaffo di quelli di Alfa. Ok. Quindi. Via. Penso che sia morto proprio lui. Sì. Riuscite a tornare al vostro rifugio? Yeah! Riuscite ancora una volta a portare a casa la pellaccia. Senza soldi, quindi neanche a questo giro facciamo passare la banda. Questa volta, ragazzi, è stato veramente divertentissimo. Proprio le missioni perfette. Punte, sunde. Io mi tolgo gli abiti da garzone sporchi di sangue, di fuligine e altro. Li butto in un cestino lungo la strada. Nel cestino, in mezzo a una fogna lungo la strada. Sì, hai ragione, Rasoio. Ogni tanto ci sta. Ogni tanto. Ho solo il dubbio che non credo che passerà per un incidente. Vabbè, no, è il tipico incidente di un domestico. Quando succede qualcosa, ti casca un coltello, ti tagli il dito mentre affetti il pane, succede mille volte tutti i giorni. Già, è proprio quello che è successo. Quando andrete a parlare con i vostri datori di lavoro,
scoprirete che loro sono rimasti piacevolmente sorpresi al vostro successo. E stranamente, fra tutti i gruppi, a voi vi avevano dati per perdenti. E che comunque la serata è stata proficua. Che senso tra tutti i gruppi? Quattro... No, non glielo chiedo. Guarda, ce l'ho lì che faccio. Ah! Tra tutti i gruppi. Bene. La bambina, come al solito, ti dice, ti guarda, ti osserva, è l'unica che ti parla, ti fa: è stato un piacere giocare con voi. Io faccio un spero inchino. Che ve ne sarà un'altra occasione. Assolutamente. Non vedo veramente l'ora. E ti sorride. Da questa operazione non guadagnerete né denaro né altro tipo di ricompensa, neanche reputazione. Come no? Al massimo. Ah, no. Cazzo, è vero. No, ma principalmente per una cosa: per come vi siete mossi, avete tenuto il colpo completamente segreto. E quando tieni il colpo totalmente segreto, porco due, voi dovete farvi servire. Ma sì, non c'è nessuno che può parlare. Non mi fate più niente, guarda, ragazzi. Non avete capito che io ho manipolato la meta per esattamente per tenere il colpo totalmente segreto. Cioè, ragazzi, e comunque ricordiamo che anche il fatto che io ho creato i falsi noi che se ne sono scappati, e quindi ci sono dei testimoni che dicono che noi ce ne siamo andati via dalla parte giusta, anche quello ha aiutato Leo. Ciao. No, è giusto, è perché abbiamo ammazzato tutti e via. Non avete quindi fatto, non avete guadagnato alcuna reputazione. In compenso, beh, non avete guadagnato, ci sta che non abbiate guadagnato neanche infamia da questa azione. Perché i membri della... che potevano anche venire a prenderci... Esatto. Nessuno sa chi cazzo siete voi. Nessuno può immaginare che una banda di Crowfoot sia... arrivata fino a Bryston per fare un colpo. Nessuno può immaginarsi che Black Mamba, Butcher, Alfa il Maggiordomo e Rasoio / Lametta abbiano sabotato un rituale della Chiesa dell'Estasi della Carne. Che peraltro immagino che loro stessi vogliono tenere nascosti. Nascosto. Esatto. Dunque. Rooster, il fatto è che noi abbiamo zero hit. Tiriamo gli entanglement, sì, ma... In che senso abbiamo zero hit? Abbiamo un wanted level, però abbiamo zero hit. Avete un wanted level, però tenete zero hit. Avevo letto tutto ciò. Avete un wanted level. È vero. In effetti si dovrebbe mettere. Un attimo. In parole povere, questo colpo era solo per pizze. Guffatore era per evitare di morire. Cioè, sì. La ricompensa della missione era che questi cazzo di demoni non ci venissero a uccidere. E non avete perso reputazione a livello globale. Che non è poco, in realtà. Wanted. Vediamo un po' come funziona, perché avete zero hit. L'entanglement si tira sul wanted e non sul lit. Si tira sul lit e sul wanted. Incrociato. Allora, you don't want to research by one, allora l'unico, vabbè, sì. Questa è l'incarcerazione per ridurre il hit, però non avete non avete hit allo stato attuale. Dadi pari al wanted, colonna dell'hit. Semplice. Quindi un dado, perché abbiamo wanted level 1, la colonna da 0 hit. Ok, sì. Yes. E si pari al tuo livello di ricercato, sì, un dado. Infamia 0-3. Chi la vuole tirare? Io ho tirato basso fino adesso. Dai, tiro uno io. Aspetta, un dado solo? E tira basso. Sì.
credo. Basso o alto? Dipende, no? In base al risultato cambia il tipo di... E allora sì, è uguale. Due, vai. Se tanto non è che uno è peggio dell'altro, meno. Quanto hai fatto? Due. Due problemi di gang o soliti sospetti? In che senso soliti sospetti? Vediamo un po'. Che succede un casino e vengono da noi perché... Le giacche blu prendono qualcuno. Aspetta. No, hanno preso soltanto ticket. Esatto, uno di voi deve decidere chi è stato, diciamo, preso dalle giacche blu. Merda, sto battendo ticket. È stato così utile. E mi dovete fare un tiro di fortuna per vedere se l'uomo resiste all'interrogatorio. Ha dei bonus perché è leale. Spera notizie su di voi. Esatto, ha dei bonus perché è leale. Altrimenti potete pagare un coin per farlo rilasciare. Ci possiamo pensare all'inizio della settimana prossima nel caso questo? No, vabbè, aspetta, è facile. Ah, che bonus ha se è leale? Bonus ha, ti direi che... ti darei un dado in più. Perché leale dice semplicemente che non crolla mai, cioè non farà mai la spia. Altrimenti problemi di gang. Però vorrebbe dire che magari l'abbiamo proprio perso, cioè visto che lui non cede... Però lo perdiamo. No, lui cede, lui si beccherebbe dei danni dall'interrogatorio. Mi dispiace, tanto al momento sei inutile come la merda, non riusciamo ad usarti, quindi personalmente lascerei. Ragazzi, lui è leale e prolisso. Immaginati l'interrogatorio. Cazzo, veramente a un certo punto l'hanno prestata sangue. Per forza di cose. Oh, ok. Quindi si va al downtime. Vi ricordo che avete di base due attività, potete averne una terza spendendo un coin. Il downtime lo faremo la prossima volta perché manca una persona per fare il sì, esatto. Cioè, è come se mancasse una persona a questo giro. Chissà. Ragazzi, e noi chiuderemo la live, credo che sia la prima live che chiuderemo in 4 anni con una persona che dorme, cioè è una cosa che mi lascia perplesso, cioè proprio del... Guarda, almeno una bussa. Sì, esatto, quello è... dico che sul Discord è capitato di gente che si è addormentata rimanendo in chiamata. Ciao Gregorio. Madonna. Ciao pazzo anche. L'avete aperta con lui che dorme... Bench 95, grazie per il sub. Grazie, o Deluxe perché dorme durante la live. Però l'avete iniziata con Nico che dorme, sì, è vero, Nicola è stato il primo che sul canale ha iniziato una live dormendo. Naux sarà quello che per la prima volta ha chiuso la live dormendo. Aspetta, gli XP non abbiamo fatto, wait. Vabbè, facciamo la prossima volta, tanto si sanno abbastanza. No, gli XP vanno fatti a fine sessione, però in effetti Naux non può farli. Ma poi... Ciao. Dai, le facciamo la prossima volta. Dai, facciamo tutto la prossima volta. Partiamo rapidi. Così l'unica cosa. Ti ricordi a quanto eravamo di spicchi dei corvi? Certo, tre. È segnato. Tre. Sopra. Era segnato, mi sembra, tre. Se guardi sopra la scheda degli assassini su Roll20, c'è il bellissimo corvi per diabetici. Con tre spicchi. Sì, sono tre spicchi. Li dobbiamo riempire. Okay. Facciamo una cosa, facciamo solo questo. Fatemi un tiro di fortuna per vedere quanti spicchi si riempiono. Vado? O vuole farlo il Leo? No, vai, certo. Leo. Leo è lì apposta per tirare i dadi. Uno. Oh, tre questo spicchi. È buono. O oh, no, sì. È buono o cattivo? Non mi ricordo. È crashato Ale. O forse è rimasto esterrefatto dal tuo uno. Ritira, non è successo niente. Non l'ha visto. Cioè, raga, siamo rimasti in 3 più da un smart. Ha fatto 6, Ale. Hai fatto 6? No, okay. Ha fatto 1. Non è fatto 1. Ok, di 1. Ragazzi, credo che sappiamo cosa faremo la prossima volta. Esatto. Guerra aperta con i corvi. Già. Riempio.
tanto abbiamo bisogno di fare soldi, quindi andiamoli e rapiniamo male del loro, di perché tutto quello che ha. Riempi pure l'orologio. Riempito. Ok. Che bello, la prossima volta ragazzi faremo PX downtime, dopodiché inizieremo immediatamente con una bella battaglia tra gang. Sopravviveranno al Roscio e a The Gobbies, chi lo sa? Dipende, dipende tutto, dipende se la nostra Whisper si riprenderà da questa maledizione, è la nostra Biancaneve. Ragazzi, madonna, stasera si chiamerà Biancaneve, la live la chiameremo Biancaneve. Beh, con tutta la droga che girava non stenta a crederci. Esatto, quindi funziona bene. Si chiamerà Bianca in questa sessione di gioco. Grazie a tutti per aver partecipato a questa nostra sesta live di Blaze in the Dark. Un colpo che è andato decisamente meglio di quanto mi aspettassi, visto che appena Naux è crollato ho detto merda, che ci va a puttane tutto. Ma diciamo che siamo andati belli diretti per fare quello che sappiamo fare meglio. Considera anche che avete fatto un ottimo tiro di ingaggio. Mannaggia, sì, esatto, siamo riusciti a entrare bene, quindi non abbiamo destato problemi. E dopodiché è stato tutto in superato anche il primo ostacolo. È stato tutto in discesa nel sangue. Tanto già. Sangue, ma è stato tutto in discesa. E comunque io, Edo e Leo, che abbiamo tutti e tre Skirmish 3, ragazzi, c'è proprio bla 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 bla. Ma tu non hai capito, a me manca un XP per aumentare Prowl. E quindi vai anche di Prowl 3. Non è affatto male. Ok ragazzi, vedremo tutto il resto settimana prossima. Grazie mille per averci seguito, come al solito grazie mille a Leo, grazie mille ad Ale e ovviamente grazie a Tia che ha chiuso il microfono, mi sono reso conto adesso, lui è aperto il microfono, è che c'è un casino incredibile fuori casa perché c'è la finestra aperta. Oh, pensavo fosse da lui, sì, come tipo al settimo piano tirano i tifoni proprio. Fantastico, fantastico. Quindi Naux vi ringrazia a tutti per la presenza, la vostra Biancaneve. Black Mamba diventerà Biancaneve. Lo potrei chiamare Black Neve? No, non suona bene. No, la chiamerò Biancaneve. Neve mulatta. No, bel tentativo, ma no. White Mamba. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Grazie mille a tutti quanti per averci seguito in questa avventura. Ciao! Soprattutto, ragazzi, grazie a tutti quelli che hanno fatto sub. Ci piacciono i soldi, continuate a darceli. Ci piacciono i soldi, continuate a darceli. Bye, bella interazione. Bye.